La grande bugia della qualità è meglio della quantità. Ciao, sono Stefano Boscarato, autore del libro Agenti Mobili, agente immobiliare specializzato nella vendita di immobili residenziali, case e appartamenti. E se mi hai già visto, sai che faccio questo lavoro da qualche decina d'anni ormai e mi sono divertito a vendere direttamente o tramite i miei collaboratori qualche migliaia di abitazioni durante la mia attività. E oggi perché ti voglio parlare di questo argomento in particolare, della qualità e della quantità? Perché talvolta la qualità è una giustificazione che le persone tirano fuori per giustificare appunto gli scarsi risultati. E la qualità, in realtà, vedremo, è figlia della quantità. E questo è importante da sapere che c'è in tutti i settori. Parliamo quindi di numeri. Perché di numeri? Perché tutto quello che si deve fare per arrivare poi al risultato finale è bene o male misurabile. Questo vale per tutti i settori, non solo nel settore della vendita immobiliare, vale nel settore medico, nel settore legale, eccetera, eccetera, eccetera. E sicuramente in realtà un grande professionista deve erogare la miglior qualità possibile, ma questa è figlia del fatto che io sviluppo una grande quantità di contatti, di numeri, di appuntamenti e via dicendo. E un grande professionista sicuramente deve passare per la quantità perché? Perché le persone che dicono, ma io curo più la qualità che la quantità, è perché non vogliono ammettere che si stanno facendo poco il mazzo, stanno servendo pochi clienti. Un grande professionista deve servire il maggior numero di clienti possibili, altrimenti vuol dire che seleziona talmente tanto i clienti da seguire e da servire. E mi prendo solo quelli iper facili, gioco sul sicuro, ma lascio un sacco di persone non seguite, non aiutate per la strada. È come se un medico decidesse di curare solo le persone sane, così è sicuro che tutte staranno bene, è un giocare facile, ma così invece fa morire, fa star male tutte quelle persone che decide di non curare per giocare sul velluto. È ovvio che è bello raccontare che io ho il 90% di efficacia o il 100% di efficacia, ma a livello di numero assoluto forse è preferibile un 70% di efficacia servendo 3 volte o 4 volte il numero di clienti. Facciamo un calcolo molto semplice. Una volta una persona che lavorava con me e adesso capirai perché non lavora più con me, mi ha detto: guarda Stefano, io quest'anno ho un'efficacia del 100% di incarichi venduti. E tutti i colleghi lo guardavano così con ammirazione e gli ho chiesto: ma Mauri, ma quanti incarichi hai venduto? E lì è diventato rosso, ha detto 3. Ma ci mancherebbe altro che su 3 incarichi ne avessi anche sbagliato qualcuno. E tu, fra questa persona che ha fatto il 100% vendendo però solo 3 immobili in un anno e quella persona che invece ha fatto il 70%, ma ha fatto il 70% su 50 incarichi e ha venduto 35 immobili, quali sceglieresti? Io senza dubbio il secondo, ma non per un problema di fatturato, per un discorso di soldi, per un discorso che la seconda persona ha aiutato 35 famiglie, la prima ne ha aiutate 3. Tu da chi vuoi essere seguito? Dal medico che comunque ci prova sempre e cerca di darti una mano e sicuramente aiuta più persone a star bene, o da quello che guarda solo se stai bene e ti aiuta quando non hai bisogno? E penso che la risposta sia molto chiara. Quindi, perché la qualità è meglio della quantità è una gran bugia? Perché serve semplicemente a giustificare la poca voglia di lavorare di molte persone. Sicuramente serve la qualità, ma la quantità passa assolutamente per la quantità. Come posso, se non faccio tanti appuntamenti, mi sperimento tante volte, ci provo tante volte, diventare bravo? Come posso aumentare la mia efficacia, la mia qualità se non mi alleno in continuazione? Bene, quindi perché ho voluto registrare questo video? Beh, come hai capito, è perché dobbiamo eliminarci i grandi alibi, le grandi paranoie, le grandi bugie che ci raccontiamo. Parlo da agente immobiliare, ma parlo in generale. Dobbiamo levarci dalla testa che io faccio poca quantità perché seguo la qualità. Certo, va benissimo la qualità, ci deve essere una condizione sine qua non, ma deve passare con l'animo, con la missione di servire e seguire il maggior numero possibile di clienti e aiutarli a vendere la propria casa. Bene, confidando che tu arrivi a un'eccellente qualità, un'eccellente efficacia, passando per una grande quantità, ti auguro fantastiche vendite.